L'obiettivo di questo esperimento è di misurare la lunghezza d'onda sconosciuta del puntatore laser di colore rosso di un telecomando. Abbiamo fatto passare la luce laser attraverso la fenditura doppia numero 2 del nostro vetrino. La distanza tra i centri delle due fenditure è 0,3 mm, invece la larghezza di ciascuna fenditura è 0,2 mm. Lo vediamo rappresentato anche qui, 0,2 e 0,3. Il pattern luminoso che abbiamo ottenuto l'abbiamo ricalcato su un foglio con un pennarello e ci abbiamo messo sotto questa riga millimetrata. Le misure espresse in centimetri sono riportate qua. In colore rosso ci sono i massimi luminosi di Young, n uguale a 0, massimo centrale, 1, 2, 3, 4 e così via. In colore nero, n' uguale a 0, 1, 2, 3, 4' e così via, ci sono i minimi di Fraunhofer che cadono qui, 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 qui e dall'altra parte lo stesso. Nei video successivi c'è tutto lo svolgimento dettagliato dei calcoli di questo esperimento.